Bon bon, prelibatezze in musica. Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Bon Bon Prelibatezze in Musica, il podcast dedicato ad assaggi musicali. Vi saluta Barbara Broz, che oggi è in compagnia di un cantautore, un cantante italiano giovane e tuttavia veramente di grande successo, che è giunto al grande pubblico con l'esperienza decennale come voce leader dei Timoria. Probabilmente avete capito di chi sto parlando, sono infatti in compagnia di Sasha Torrisi. Ciao Sasha! Ciao, ciao a tutti! Grazie di essere con noi. Come ti avevo accennato, in questo podcast parliamo di musica, ma anche dell'umanità e della simpatia dei musicisti. Quindi la domanda per te è: qual è la più grande pazzia che pensi di aver fatto per la musica? Ma di pazzie ce ne sono tante. La pazzia più grande probabilmente l'ho fatta il 21 luglio del 2001 e ancora mi ricordo. Abbiamo suonato prima degli U2 allo stadio delle Alpi di Torino, wow. Ma ci è stato comunicato appunto la cosa soltanto la sera prima, verso le 21 di sera mi ricordo che ci è arrivata la telefonata e noi abbiamo deciso di accettare l'invito, nonostante avessimo per quella sera un'altra data in montagna in provincia di Brescia. La stessa sera? Per cui abbiamo suonato nel tardo pomeriggio prima del concerto degli U2 e poi siamo partiti direttamente appena scesi dal palco, siamo arrivati appunto in questo paese, nella provincia di Brescia, in altissima montagna. Ci siete arrivati? Vicino alla Prica. E siamo arrivati praticamente all'inizio del nostro concerto, per cui siamo scesi dal furgone, siamo saliti sul palco e abbiamo iniziato il nostro concerto. Giusto in tempo. Giusto in tempo, esatto. No, diciamo che nel rispetto per rispetto dei fan, appunto, si fanno anche le corse. E, nonostante la tua passione per la musica, c'è stato un momento in cui sei entrato profondamente in crisi e hai pensato di smettere? Beh, sì, subito dopo lo scioglimento dei Timoria, che è avvenuto nel 2004, c'è stato un momento di sbandamento. Più che altro è un momento in cui non sapevo bene se sarei stato all'altezza di quello che ero stato fino a quel momento. Poi un po' la pittura, che è un'arte che porto avanti parallelamente alla musica, un po' tanti amici, tanti compagni anche di gruppo che mi hanno dato una mano insomma a risollevarmi artisticamente, sono riuscito a buttare fuori insomma ciò che è il mio nuovo percorso artistico e canzoni, musiche che sono più che all'altezza di quello che è stato il mio passato, rappresentano appieno quello che sono adesso io. Bella, bella questa cosa. Tu canti sempre con la chitarra in mano, ma questo strumento è così importante per te? Alla mia stessa età. E l'ho comperato, usata, ormai quasi 20 anni fa, appunto, ed è del 75, per cui ho detto, va, una chitarra buttata lì così, in questo negozio, con un prezzaccio messo su, tutta impolverata, ma dovrebbe essere buona come marca, proviamola. Mi ricordo che feci un Mi maggiore e da quel momento ho capito che era la mia chitarra. Aveva delle armoniche pazzesche, sembrava di sentire un pianoforte, per cui dopo solo un accordo ho capito che era la mia chitarra e l'ho comprata infatti. Quindi Torrisi suona una chitarra che è nata con lui e che è stata fatta per lui alla fine. Probabilmente sì. E ai nostri ascoltatori cosa dedichiamo oggi? Ai nostri ascoltatori vorrei dedicare il primo singolo che è uscito della mia carriera solista, che fa parte del mio primo disco da solista appunto dopo l'esperienza decennale con i Timoria, che si intitola Nuovo Me il singolo e l'album che si intitola Un Nuovo Me. E parli di te stesso, raccontaci un Parlo po'. Parlo di me stesso, sì, è un po' una storia che ha un retrogusto dolce amaro e nel ritornello appunto si vuole cercare di capire che cosa ci aspetta insomma dal domani con i buoni propositi e tutte le speranze per un domani migliore, però ci si accorge che fondamentalmente ciò che cerchiamo non è così bello come ci aspettavamo. Beh, saggezza e anche un po' di amarezza. Sì, esatto, speranza e amarezza. Sicuramente molti lo avranno già ascoltato, ma è un piacere anche di ascoltarlo, dedicato a noi tutti, Nuovo Me. Oltre il buio che c'è in me, segui il suono dei passi miei. Io sono come mi vorrei. Vomito, chiacchiere dietro me. Sono qui, guardami ridere. Buongiorno al nuovo me, mi vesto e cerco un mondo che non c'è.
aspetto quella che capisca senza chiedere.